Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 45esimo episodio di Pokémon Snakewood. Signori miei, prima di iniziare vi devo dire un bel po' di cose. Allora, innanzitutto venerdì, se avete visto, ho allenato Magneton fino al livello 70, rimuovendo dalla squadra Aerodactyl. Questo perché nella battaglia che andremo ad affrontare, perché sì, ci avevo visto giusto, oggi ci sarà la battaglia contro Senex. In quella battaglia appunto Aerodactyl non servirà praticamente a nulla, mentre invece Magneton sarà fondamentale. Poi, allora, in sostanza ho rifatto la scorsa parte, fuori parte, altre due volte, perché non si può tornare indietro praticamente da qua, cioè anche perdendo contro Senex, per colpa di un bug non si può più tornare qui. Quindi ho dovuto fare un save state che avevo saggiamente fatto prima della parte 44, rifarmela tutta, risparmiare qualche pozione, adesso vi faccio vedere quante ne abbiamo. Abbiamo 7 full restore, 9 revitalizzanti, risparmiare qualche pozione, allenarmi Pokémon prima di giungere qua. Ragazzi, ora sono allenati e siamo pronti per affrontare Senex. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace per questa serie che sta giungendo alle sue battute finali, sicuramente per quanto riguarda la trama principale, poi ovviamente magari porterò degli extra, ma veramente la storyline sta per concludersi. Quindi non fate caso se mi impappino con le parole perché mi sono svegliato da poco, iniziamo. Signori miei, l'ho già affrontato molte volte ho perso, vi anticipo solo questo. Spero di farcela questa volta, perché sono pronto. Sembra che tu mi abbia trovato, Creepy. Senex, è giunta la tua ora. Lo è. Guardati attorno. Non capisco. Che cosa intendi? I tuoi amici sono assenti, caro mio. Dove sono? Lascerò che siano Glace e Temulence a risponderti. Voi due, mostrateli. Sì, signore. Signori miei, congelati anche loro nella carbonite come era successo a Landon, a May, al mago del quiz e a Lino. Ora, preparati a essere distrutto. No, caro Senex. Prima di distruggermi dovrei passare sul mio cadavere, su quelli dei miei Pokémon. Non mi farò battere così facilmente. Senex vuole lottare. Manda in campo Faceleech. Ragazzi, Faceleech lo conosciamo molto bene. È un poco molto forte, ma pecca in difesa, praticamente lo si sciotta. E qua fallisce pure Iron Slam, che è un'ottima cosa. E il primo è andato, e vi assicuro che è quello meno pericoloso, adesso vedrete. Turmur anzi. Ninetales, non devi fallire. Porco... Che due coglioni, raga, la seconda volta di fila che fallisce. Ho già mandato a puttana una registrazione perché mi fallivano tutti i Pokémon. Vi giuro che mi scappa una bestemmia. Oh, Will-O-Wisp, preso. Perfetto. Proviamo un Confuse Ray, dato che Ninetales poi non ci servirà più a molto. Ottimo così. Ricarichiamoci. Tanto, ragazzi, abbiamo tante full restore per nostra fortuna. Mandiamo adesso Explode. Gli fa Earthquake, ma per fortuna... Reggiamo bene, adesso con un Hyper Beam lo mandiamo a casa, perfetto. Stava per andare Luca Zamor, ragazzi, qua Magneton sarà fondamentale. Zap Cannon e vedi di paralizzarlo. Ovviamente missa, non sia mai, ma missa anche lui per fortuna. Noi crittiamo addirittura, godo! Lui inizia a fare Recover. Ma non è un problema, ragazzi, l'importante è che si sia paralizzato. Ah, crit. Maledetto. Ok, ci siamo quasi. Ora, se Explode non mi tradisce, bravissimo, dovresti averlo buttato giù con calma. Sì, sì così, ragazzi. Ok, adesso c'è lui, che è forse quello un po' più problematico. Allora, lui va Body Slam. Reggi, ok. Leech Seed, perfetto. Adesso, revitalizziamo subito Magneton, ragazzi, perché vorrei paralizzarlo. Vorrei assolutamente paralizzarlo. Perché è un Pokémon veloce. Allora, mandiamo Ninetales. Noi per fortuna, avendo messo Leech Seed, guadagneremo un bel po' di vita alla volta. Ok. Lui fa Body Slam e fa un'infamata. Adesso proviamo a confonderlo perché... Niente. Volevo confonderlo perché non volevo scottarlo, in quanto preferivo la paralisi alla scottatura. Madonna, mi ha trollato. Potrei vincerla.
cazzo, mo si cura. La merda si cura. La merda si cura, devo curarmi anch'io. Ok. Questo qua è forte. Per fortuna Lich Seed non va via con le pozioni. E questa è un'ottima cosa. Ah, bastardo, lui ha Glare. Non è un'ottima cosa. Non è per nulla un'ottima cosa. Ce l'ho qualche Elisir. Dimmi che ho qualche Elisir, ti prego. Se no qua è finita. Qualche bacca per... Sì, sì, godo. Godo, sì. Perfetto. Non hai capito? No, sì, certo. Io non faccio sconti. Tu di ricariche totali ne hai usate un fottio. Adesso le uso anch'io. Oh, cazzo. Che male. Ragazzi, dovete sapere che lui usa cure totali per... 3 cure totali per ogni suo Pokémon. In pratica ne ha 12. Quindi io, cioè, di sconti non ne faccio. Zap Cannon, bravo. Non... No, adesso si cura la merda. Non ci credo. Allora, prendilo di nuovo. Prendilo, prendilo, prendilo. Oh, bravissimo. Grande Magneton eroe. Ok. Per questo vi ho detto che è indispensabile, perché riesce a stollare questo coso qua. Guardate che merda questo che mi paralizza. Io potrei addirittura provare a vincerla. Magneton, prendilo. Peccato. Ok. Adesso cura totale. L'ultima. Merda. Ok. Ok. Prendilo, porco Giuda, sei inutile. Cazzo. Full restore. Devo utilizzare un'altra di quelle bacche per i PP. Mi sa che le ho finite. No, ok, ne ho ancora 3, perfetto. C'è tempo, c'è tempo. Adesso è indispensabile paralizzarlo, raga. È indispensabile. Ottimo così, perché adesso, raga, Magneton, cioè, a meno di miracoli ci saluta. Se lo riesci a prendere Magneton ti faccio una statua. Co2, lo sapevo che non sei inutile. Prendilo. Ok, non dovrebbe più usare pozioni. Questo è il lato Cristo. Cristo, prendilo, 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 prendilo Magneton, prendilo, prendilo, prendilo! Ostia! Raga, non so cosa fare. Se... Reggi, reggi, reggi. No, Magneton, sei veramente un Pokémon inutile. Cristo Dio, se sei inutile. Ok. Adesso. Devi morire. Ok. Allora, noi abbiamo la fortuna di avere quella roba lì. Adesso, ricuriamoci Magneton. Diamogli anche una light potion. No, io ho addirittura le citrus berry, credo. Esatto. Perfetto. Shadow punch. Ok. Ragazzi, questo coso qua è di tipo spettro, quindi non avrebbe senso. Explode è proprio inutile in questo caso. Dovrebbe aver finito con le pozioni, raga. Dovrebbe aver finito con le pozioni. Sì! L'ho vinta! L'ho vinta! Finalmente! Sconfitto Senex, ragazzi, sono 3 giorni che ci provavo. Ok, si sta lamentando in sostanza dei suoi Pokémon. Ora per distruggerti dalla storia, non nascerai mai. Cosa vuol dire sta cosa? Ma che diavolo? Questo è ciò che provava Marty nella... Ah, penso che sia tipo il titolo di qualcosa, Under the Sea Ball. Fatemi sapere se lo conoscete. Cosa? Si è fermato? Ma che diavolo è tutto ciò? Chi osa interferire col mio potere? E chi ca... Ragazzi! I Deadly Seven! Sono tornati! Tu! Sì, tu! Lui, io, Asimov, eroe, eccolo qua. Ho un IQ per te. Vuoi sentirlo? Confound, non so cosa sia. Tipo, dannati i tuoi Afromaster e la tua insanità. Non voglio ascoltare i tuoi IQ. IQ si chiama. Il mio IQ fa tipo così.
My Fist of Justice Digerido Pump Action Blast. L'ha fatto schiattare. Oddio. Ha demolito tutte le mie maledizioni oscure. Volete sentire un altro haiku, amici miei? Oddio, si sono buttati. Ah, ma quella era acqua, non era il cielo? Sei serio? Ero convintissimo che fosse il cielo. Ok. Asimov, sei vivo? Non posso morire. The Unutterably Moxious Accordion Thief. Ho capito solo thief, raga. Cioè ladro. Sei perfettamente tornato alla normalità. Aspetta. E Gesù Cristo, ancora qua sei. Non mi avete ancora sconfitto. C'è ancora un'ultima cosa che posso fare. No, non quello. Sì, quello. Cosa? Is going to bake a cake. Che cosa stai veramente facendo, Senex? Facendo una torta? Lasciami vedere. Farina. Solo tu puoi fermarlo adesso. Ho fatto tutto ciò che io potevo. Ma adesso è il tuo momento di fare. È giunto il momento che tu faccia il resto. Ok, ce l'ho fatta. Che cos'è questo? Due uova. Non fargli mettere l'acqua. Ma che cazzo sta succedendo, raga? Era così epico. Non va prima di tutto quello. E l'acqua. Che cos'è questa cosa? Demerara sugar. Zucchero demerara. Oh, sainted aunt. Zia santa. Santa zia, ok. Creepy, fermalo. Ma un ascensore? No, raga, non sto capendo. What elevator? Quale ascensore? Dove? Non farglielo fare. A sinistra andando giù. No! Ma che diavolo? Asimov. Yo. Asimov, che cosa sta succedendo? Che diavolo è successo? Ascolta. Creepy, ascolta. Non sento nulla. Esatto. Anche la musica di background si è fermata. È finita, Creepy. Cucinando quella torta, Senex ha distrutto Owen. No, questo non può. Come possiamo aver fallito? Capisco come tu ti possa sentire, ma è finita, Creepy. Owen è andata. Solo le persone che sono riuscite ad entrare nell'ascensore di Senex sono sopravvissute. Io, te e Senex. Esatto. E lui. Creepy, tutto bene? Just speechy, Kate. The world is my oyster, non ho capito. Non credo nei vampiri, raga, io veramente non ho più parole per sto gioco perché non ci capisco nulla. Non può essere. Di questi quattro aggettivi non ho capito un cazzo, vi giuro. Lo è, ma cosa? Seem to me all the uses of this world. A me sembrano tutti gli usi di questo mondo. Questo è ciò che la profezia diceva? Anche il dottor Feelgood? Neanche il dottor Feelgood mi può aiutare adesso. Dio, Creepy, hai reso vera la profezia? Hai ottenuto l'accesso alla conoscenza di Cutlerin? È vero. No, raga, basta, non sto capendo nulla. Pensa alle ultime cose che hai detto. Sono tutte delle prove. Ah, e quando ho ucciso Esau, l'ho fatto esponendo cosa lui era. Non sto capendo. Basta, mi sono rotto il cazzo. Sì, raga, certo. Eccolo qua, Senex. Bene, bene, bene. Guarda un po' chi è sopravvissuto.
Sentiti libero di ammirare, no, di compiangere le rovine della tua terra natale mentre distruggerò Asimov un'altra volta. Che diavolo, Creepy, come hai osato fare questo a tutto ciò? Ma che diavolo? Quello era un attacco referenziale? Ma come? Cosa tu pensi che io... What do you think I'm kicking? I'm kick. Kick non è tipo calcio. Dai, cane, stai zitto almeno tu. Raga, credo che prophecy non sia profezia. Io lo traduco profezia, ma dubito che sia quello. Maledizione, quell'oracolo. Sì, no, però parla di oracolo, quindi forse lo è. Questi attacchi sono potenti al di là delle ragioni? Basta, raga, mi sono rotto il cazzo, però non ci capisco nulla. Creepy, chiudi gli occhi. Cosa? Snark sta arrivando. Corrisponde con la tua prova. Non guardarlo. Ma che... Se ne sono andati. Che cosa dovrei fare? Riportare Ivan indietro? Forse è meglio se porto indietro Asimov. Oh, ho capito. Ho bisogno di andare. Di usare l'Atlas. Maledizione, Gina. Questa. Reference è per prova. Però non si tradurrà mai così. Dove cazzo sono finito? Gesù Cristo! No, tutti voi no, vi prego, andatevene. Creepy, che cosa è successo? È finita, signori. È finita, è finita, è finita. Ho battuto Senex con l'aiuto di Asimov. Gleis e Temulens se ne sono andati. E tutto è a posto. Evviva, minchia, evviva. Finalmente è finita sto inferno di dialoghi senza senso. Aspetta, cosa? Ho ancora delle notizie di zombie. Maledizione, è colpa mia. Ho rimesso a posto Owen nel suo stato prima che Senex la distruggesse. Quel malvagio necromanziere, che non, necromante si dice, se n'è andato, ma i suoi zombie sono ancora qui. Ah, ok. Li distruggeremo velocemente senza che Senex ci fermi. Questo è vero. Ho un messaggio, ascoltiamolo. È dai Deadly Seven. Siamo invitati tutti a un party celebrativo nella... Ah, la palestra... L'isola della palestra, sì, me la ricordo. Ok, dovrò andare là, sì, raga, però lo facciamo nel prossimo episodio perché sinceramente adesso, ora come ora, io... Ok, qua non c'è più niente, però, noto. Io sinceramente adesso non me la sento di proseguire perché ci sono troppi dialoghi, ci ho capito veramente poco. Oh, tra l'altro vorrei curarmi prima di tutto. E poi dovrei riprendermi Aerodactyl per volo, in cioè almeno per un attimo. Quindi depositiamo. Ma qui c'è anche solo, ma solo per un secondo, raga. E andiamo a ritirare Aerodactyl. Ok. Che comunque rimarrà fuori dal team perché io voglio assolutamente tenere Magneton perché ormai è livello 70 è bello forte. Ok, signori miei. Ci troviamo qua. Ragazzi, nel prossimo episodio andremo a questo Celebration Party. Io veramente non sto più capendo niente di sto gioco. E niente, io vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace per questo episodio di Pokémon Snakewood. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, mi raccomando, commentate qua sotto con la vostra sempre e comunque. Passate anche dei social che troverete in descrizione per rimanere sempre aggiornati. E noi ci becchiamo in un prossimo video!